Che serata! Dove vai? Vieni qua! Avete vista? Luciana Littizzetto! Che pubblico! No, ma che carino che è Silvio Berlusconi! Tutti carini, stasera devo dire una serata bellissima. No, meraviglioso. Stato, guarda, Benigni come è stato Benigni, gentile, generoso, Rosario, bravissimo. Olicone. Vieni, Rosario, aspettiamo, dai. No, figurati. Senti, no, io sono molto contenta anche di aver invitato Silvio Berlusconi Boaene. Sì, anche. Perché a volte noi non ci accorgiamo, ma bisogna misurare le parole, perché le parole sono importanti. Non so se hai visto ultimamente, è uscito la locandina, il manifesto del concerto di Sakamoto. Sakamoto che purtroppo non c'è più, ma... musicista clamoroso, indimenticabile, cioè, bravissimo. E cioè, vogliamo rovinare Sakamoto stasera? No? No, non la vogliamo rovinare. Volevo avvertire che il figlio, Sakamoto Junior, sì, ha organizzato tutta una serie di concerti in sua memoria. Bello. Che è una bella idea. Vediamo il manifesto. No, vabbè, ma... Ora... Io adesso non so dove cada l'accento in Giappone, perché se tanto mi dà tanto, tatami sarà kagami, voglio sperare. Sì, penso di sì, come origami. Esatto, però tu vedi un manifesto così e dici, però... Sì, ma è solo in Italia che... No, tra l'altro voi sapete cosa vuol dire in giapponese? No, cosa vuol dire? Specchio. Vedi? Quindi la fiaba di Biancaneve, cagami, cagami delle mie brame. No. Quella è la più bella del reame. L'accento, devi spostare l'accento. Cagami, cagami. Appunto. Però uno dice, ma devi per fare... Per la rima anche, chi è la più bella di tutti i reami? Capito. Cioè, no, dico che una domanda uno se la deve fare prima, perché insomma il papà era famoso in tutto il mondo, in tutto il pianeta, vai a controllare un attimo prima il significato, perché se io andassi... che ne so, in Giappone a fare uno spettacolo e lo intitolassi Cin Cin, sarebbe un problema. Perché è un brindisi? No, perché vuol dire pisellino in giapponese. Cioè, sai, non è... Anche come se tra amiche si fa il brindisi, Cin Cin, no, aspetta, Cin Cin, anche un po' meno. Oppure se vado in Brasile e intitolo il mio spettacolo Ferramenta... Sì... Ecco, ferramenta che da noi ha un significato normalissimo, per negozi negozio, più belli che ci sono, di viti e di bulloni. In Brasile vuol dire quell'attrezzo che si maneggiava tanto Gianbruno. Cioè, faccio uno spettacolo in titolo Ferramenta, capisci bene che è. E purtroppo ha studiato le lingue, è inarrestabile. Eh sì, questa settimana. Senti, scemo, ma vai via, vado. Se non ti piace, vai a fare presentatore vado, da incubo. Quello mi piacerebbe. Che se ti... Guarda, neanche che short trash ti prendo, no, a te, guarda, di 5 invece, euro mi quello, danno. Quello è dei miei programmi preferiti. Ma non ti vendo, Lino, perché non sei antico, non sei moderno. Non sono niente. Modernariato tenuto male. Vintage, sono pieno vintage. Pieno di magagne. Sono vintage. Sei vintage. Potresti andare anche tu alla mostra di Barcellona. Hai visto che a Barcellona c'è una mostra bellissima sui bronzi di Riace. Ah, bello. Sono fotografie di bronzi di Riace. Fin qui niente di strano. Anzi, ma la strabella è un modo per esportare il Made in Italy, l'immagine esatto, del nostro paese, la cultura. Sì, anche meno. Vabbè. Però la particolarità è questa, che hanno organizzato una visita. Sì, stai attenta, che io ho una paura. E poi chi la rimonta se si smonta? Perché... No, perché questo è molto più piccolo dell'altro. Hanno organizzato una visita per nudisti. Per? Nudisti! Al museo? Al museo, ma nudi alla mostra dei bronzi di Riace, l'iniziativa del museo per far sentire i visitatori più vicini alle statue. Ah. Cioè loro dicono, siccome i bronzi sono nudi, se tu ti metti nudo, entri più in empatia. Ho diciamo capito. Che i culi si parlano in qualche modo. Sì, sì. Secondo me Caro li apprezzerebbe. Sangiù. Chi è? San Giuliano. Ah, scusa, Sangiù. Ministro si dice. Ministro Sangiù. Vabbè, ma non può è che ti prevedere rispondo. Una visita anche di nudisti, non so, agli Uffizi, magari il primo sabato del mese, tutte donne nude che arrivano con la capa santa per coprirsi.
sarebbe una bella idea, un Open to Meraviglia, eh? E beh, comunque vediamo il video della, perché ho preso un pezzettino di video. Non si può vedere il video. No, si può vedere perché fa molto ridere con gli zebedei sulla, ma non si può vedere sulle poltroncine, che non è tanto igienico, attenzione. Vediamo. Questa è una cosa molto bella. Ecco. Perché ho fatto che fosse un culo. Ecco, vedi, sono tutte sedute nude, patanute sui, sul divanetto lì, e poi dopo ti dicono: no, non si possono fare le foto. Invece sedursi a culo nudo, quello funziona. Bisogna solo fare attenzione quando è così. Quando ti devi chinare per le didascalie, perché lì è un attimo, è brutta l'immagine. E visto c'è anche la guida, perché non è che puoi tenere l'audioguida in tasca o da altre parti, non è carino. Certo, certo. Però la cosa interessante è l'idea del nudismo, che a me piace molto, perché a me piacerebbe andare in questi casi io devo essere bravissimo a non dire niente, perché siccome non so dove va a finire col discorso, qualunque cosa io dica verrà usata contro di me. Dico che in spiaggia a me piacerebbe molto, solo che tutti ma amico no, poi in Italia ce ne sono pochissime, invece dovrebbero farne molto di più di spiagge di nudisti, perché ma sei così, impazzita, ma sì, nudo, sentirsi libero di lasciare aperte le gallerie del vento come gli albori dell'umanità, capito? Ma lì in un museo che tu stai con la erba di fuori, con l'altro che è la cosa di fuori, tanto non lo capisco. E poi soprattutto il problema è il lato B, perché vediamo un attimo il lato B dei visitatori. Cioè, capisci il brozzo di Riace? Quello ancora qualcosa si salva, ma poca roba, la guida abbastanza là, però il resto, mamma mia. Perché è molto imbarazzante. È molto imbarazzante. Perché dalla parte, al lato A, voglio dire, all'uomo non crea particolari problemi, no? Perché, insomma, non crea sensi di inferiorità, perché il bronzo davanti a la candela di un motorino. Va bene. Un gambero della Louisiana. No, perché se avesse una cosa sostenuta davanti, secondo me il maschio non è che si leverebbe gli slip. Sì, vabbè, ma non è perché conosco i miei polli, conosco bene i miei galletti. Ma c'è una ragione anche per ma il lato B, dico, perché nel lato B dei bronzi di Riace è di serie A, perché sono bronzi. Come il lato B di serie A? O è B o è A? No, il lato B di serie A, cioè è un signor lato B, proprio di bronzo. Questi qua che cosa sono? Beh, ma erano sono dei flan. Erano più giovani. Degli sformati di zucchina. Erano giovani i signori di Riace. Sì, ma infatti, ma quella roba lì, hai presente gli agnolotti quando li cuoci troppo? Che sono delle natiche malinconiche, Fabio. A me ricordano tanto i sacchetti del super quando li svuoti, che rimangono tutti un po'. Più che bronzi sono nature morte, quella roba lì. Non sono cul de sac, sono sac de cul. No, guarda, che secondo me è una bella idea la visita al museo nudi. Per esempio, io inviterei a fare un pensierino per andare a vedere l'urlo di Munch, nudi. Allora, il curatore deve mettere dei pezzetti di Lego per terra, tu arrivi a piedi nudi e fai... così, e così entri in empatia col quadro. Per esempio, tu ti vedrai bene ad andare a vedere gli orologi molli di Dalì. Farei anche delle visite guidate a due grandi monumenti molto evocativi, che sono la Tour Eiffel e la Torre di Pisa. Sono due monumenti che si possono tranquillamente visitare nudi. Sono già visitati. Perché nudi? Nudi, stiamo parlando di visite di nudisti. Ma che c'entra? Perché devi andare nudo? Ma perché sono evocative? Guarda quella, la Tour Eiffel solida, di ferro, a gambe aperte, così, proterva, superba. E l'altra, la torre di pietra, di marmo, anche lei dura, rigida, pende un po'. Però conosco delle mie amiche che conoscono delle amiche che... alla fine, tra l'altro, non so se sai che la Tour Eiffel quest'estate si è allungata di 17 centimetri. Com'è possibile?
Ah, no, ho capito. Perché, allora, dunque, a riposo... Ma cosa? No! Avranno messo l'antenna, smettila! Allora, a riposo la Tour Eiffel misura 324 metri, ok? Però col caldo, essendo fatta tutta di ferro... Ma figurati! Ma te lo giuro, si dilata! Poi col freddo, come sempre succede, si restringe, capisci? Ma solo la Tour Eiffel, perché noi che abbiamo il Pirellone qua a Milano... cemento armato. È già il nome, Pirellone già... e invece Pirellone è, Pirellone rimane, non gli succede niente. Vabbè. Anche la Torre di Pisa, niente di niente. Mamma mia. Bisogna dirlo a Salvini, sai? Cosa? No, che fa il ponte sullo stretto, sì. Che... dobbiamo farlo proprio tipo come una testiera del letto, ferro ripieno di ferro, da quelle parti lì, dov'è, a Villa San Giovanni e Messina, fa un caldo porco d'estate, sto ponte si allungherà terribilmente e dalla Sicilia arriviamo direttamente in Tunisia. Guarda che potrebbe essere un'idea. Cosa ti spiego a te la termodinamica, che no, non me sai spiegare. Una mazza, non sei no, neanche no, in grado di mettere no, la fetta di pane nel tostapane. No, guarda. Quello sì, sono capace, ecco. Cosa ne sai tu? Veramente, neanche, non è neanche capace di accendere un computer. Ma no, non è vero. Perché tipo quelli. Ma tu... Mai visto Roma? Cosa è successo questa settimana? Oddio. Al concorso di Roma. Oddio, guarda. No, che è successo? Flop del software. Salta la prova scritta del concorso per la Scuola Nazionale d'Amministrazione. Cioè, praticamente c'era un concorso per entrare nella Scuola Nazionale di Amministrazione, ma purtroppo c'è stato un problema di computer. Allora. Dunque, cominciamo dal fatto che tu sposti più di 850 persone che sono a casa davanti al computer, le porti a Roma e le metti di nuovo davanti a un computer, che sì, è già vabbè, lì. Vabbè, però deve essere in presenza. Ho capito, sì, però un conto è fai un concorso per diventare gladiatore al Colosseo o, non so, essere eletto il miglior gatto dei fori imperiali, ma per lavorare al computer. Comunque, questi si mettono al computer e non riescono a scaricare il PDF perché... perché si erano dimenticati di installare il coso per leggere il coso, l'app per leggere il PDF. Non ho capito, definisci coso. Ma... non mi dire la parola. Di installare il lettore del PDF. Brava, il lettore, oh, l'ha trovata. Non mi veniva la parola. Il lettore del PDF, perché io sono uguale. Il lettore del PDF, cioè che come dire, non si riesce a fare la partita di pallone perché ci siamo dimenticati il pallone. Certo. Questo è. È una cosa devi portare. Una cosa. Tra l'altro questi poveretti hanno pagato il biglietto per andare a fare il concorso, poi sono tornati indietro, poi si devono ripagare il biglietto per tornare di nuovo a fare il concorso per tornare indietro. Bisognerebbe almeno rimborsarglielo, se no siamo sempre qua che ce la meniamo con sto speed e poi adesso abbiamo anche proprio il comitato per l'intelligenza artificiale, l'hai sentito? Sì, ho sentito. Hai sentito anche chi hanno messo come sì, garante? Sì, e io sono molto contento. Sì. Ho molta stima, sì. No, ma io pensavo, non so, un nerd, un plurilaureato. Ah, no, invece no. Sì. Sì, sì, vediamo pure che hanno messo intelligenza artificiale, Londra sceglie Ian, 38 anni, Roma punta sull'85enne amato. Ma che c'è? Però scusa, è uno dei più raffinati giuristi che abbiamo, le persone ho capito, più straordinarie ho capito, che abbiamo. Ma è come mettere alla difesa contro i cyberattacchi Garibaldi. Ma no, perché lì, ma non è vero. Cioè, va bene. No, perché devi, no, perché lì il tema è disegnare il perimetro legislativo, sì, il perimetro legislativo nel quale sì, si può operare. Garante, ho capito, e quindi ho ci vuole un giurista sì, raffinatissimo. Però questo qua, c'è io ti dico, lui, scusa, che è altro che quota 103. No, questo ma qua, qui, cioè, ma che quando dire? Era giovane lui c'era ancora Nuvolari. Ma se per quello noi due non dovremmo no, ma, essere qui, ma scusa. Certamente, però allora, nessuno ci elegge col capo al comitato dell'intelligenza artificiale, che non ci abbiamo neanche quella guarda, naturale. Guarda, se ci fosse intelligenza artificiale, noi due ne trarremo giovamento, credi? Sì, perché smetteremo di lavorare. No, ma, no, perché diventeremo intelligenti. Che cretino. No, io capisco che è più un impegno etico, un no, po' no, un impegno giuridico. Di giuridico, eccetera, ma non c'era un po' cinquantenne, una cinquantenne col sempre... capello bianco, però consapevole dell'esistenza terrena degli algoritmi del codice binario. Ma che c'entra il binario adesso? No, binario triste e solitario. Solitario. Ma no, ma dico no, io non dico di far lavorare i giovani perché ormai è una guerra persa, ma almeno i medi, qualcosa del genere, perché l'intelligenza artificiale è meravigliosa, però è pericolosissima. Perché Lucianina la trovi pericolosissima? Sì, perché dici, non sai apriti, ancora. Fidati con me. Perché dimmi tutto me quello che pensi. Adesso gli do una gomitata forte con questo gomito qua, così. No, perché è un po' l'intelligenza artificiale è un po' come l'involtino primavera, che è buonissimo, ma non sai che cosa c'è dentro. Eh sì,
ruberà il lavoro a un sacco di persone, però magari riuscirà a scoprire cose pazzesche, per esempio con un piccolo ravanaggio del nostro DNA, per esempio, riuscirà a scoprire se noi da grandi avremo il ginocchio valgo, se saremo soggetti a frequenti scoppi di diarrea, se digeriremo noi cetrioli, per dire, non so, magari tu da piccolo sai già che da grande ti verranno, grazie all'intelligenza artificiale, ti dicono che da grande ti verranno i polpacci di Ciro Immobile e allora non ti iscrivi a danza classica, certo, per esempio. Certo, certo. E poi saranno importantissimi per la ricerca, lo dicevano prima Burioni, sì, e Locatelli, no? Che è molto importante. Cosa guardi? No, guardavo che guardavo. Lo schermo. No, che è molto importante adesso l'intelligenza artificiale anche per la ricerca. Tra l'altro è finita, adesso c'è l'AIRC, però è finita anche ottobre, che era il mese della prevenzione femminile. Quindi adesso è finita, è finito il mese, ma noi dobbiamo continuare a fare prevenzione che ci salva la vita. E allora, a questo proposito, visto che appunto ci saranno insomma degli esami sofisticatissimi eccetera, volevo chiedere all'intelligenza artificiale, fare un appello, se può fare qualcosa per alcuni strumenti che vengono ancora usati in medicina, che funzionano, che sono insomma usatissimi, che salvano anche la vita, ma che sono, sembrano direttamente arrivati dal Medioevo, tipo questo che ti faccio vedere. Le donne lo riconosceranno. Tutte così. Si chiama speculum e serve per guardare l'interno della grotta del piacere delle femmine. Bene, perfetto. Allora, io chiedo all'intelligenza artificiale, è possibile trovare un'alternativa a sto becco di papera gelido che ti entra dentro, sì, sì, e vabbè, ti apre come un'ostrica? Va bene, perfetto. Che sembra un rubinetto, dico bene, ragazze? Brava, brava. Ti sembra normale? Io capisco che in quell'orifizio lì entrano... Sì, però adesso... Però, sì. Escono anche, però più morbidi, cioè, e poi soprattutto non ghiacciati, capisci? Poi il suo nome è Speculum, sembra, non so, un incantesimo di Harry Potter. No, perché dico, ci sono sonde che entrano... Sì, ho capito, ma adesso basta! Ma no, ma entrano, ti curano il cuore, ti spazzano le arterie, altre ti fanno un buchino con una sonda, tirano via gli organi interni e noi dobbiamo far entrare una candela di quelle banane per caricare la batteria, ti sembra? E poi questa roba qua serve per il pap test, perché... Prima si fanno spazio così e poi ti fanno questo pap test, che bisogna fare, ragazze, è importantissimo, non poi dura anche poco, si fa in fretta. E cosa fanno? Introducono questo, sempre, ecco. Non sapevo che ci fosse una rubrica scientifica. Di spazzolino, sì. Che ti raschia, perché devono prendere delle cellule, metterle dentro un vetrino, sparare una lacca. Ci sono delle ginecologhe qua, no? E poi mandarlo ad analizzare. Allora, quella roba lì è una specie di scopettino che fa... Tu senti proprio... Grattachecca, chiamerei. Sì. Ecco, un gratte vinci. E questa cosa qua poi ti serve, perché è molto importante, e perché ti dice nel tunnel, certo, del Fréjus se tutto funziona. A me l'ha detto. Ma non possiamo trovare qualcosa di altrettanto funzionale, sì, appunto, e con altrettanta finalità benefica? Parola che dividerei in due. No, bene. No. No. Ma no. Vogliamo parlare della mammografia? Ancora? Tardi. Mancano 4 minuti. Ciao. Allora, la mammografia consiste in questo. Tutte l'abbiamo fatta, bisogna farla, ragazze, assolutamente. Cos'altro perché può dire poi? Basta. Allora, nella mammografia vi spiego, per fortuna le ragazze giovani non devono ancora farla. Sì. Tu metti le tette sopra una mensola, cioè una specie di vassoio, come fossero delle meringhe. Prima una e poi l'altra. Sì. A questo punto c'è una pressa che scende e fa... Una pressa! Una pressa, ragazze! Una pressa! Una cacchio di pressa! Una pressa, adesso! Che fa... Vabbè. Lo stampo della panda è presente così, e comincia a schiacciare. Tu dici schiaccio, vabbè, non mi fa male, schiaccio, che tu a un certo punto dici minchia, ma se me le schiaccio ancora un po' esco con due suole di mocassino. Ma no signora, mi spiace, ma è importante, perché è importante, bisogna fare così, cioè, ma
ti sembra di avere poi due sottilette file fondi, eh? E poi non solo, per fortuna le tette non cambiano forma, perché sennò usciremo tutte con due CD. Poi tu dici è finita, boh, no, di lato anche si gira sta macchina e qui è ancora peggio perché te le schiaccia per così. È presente quando esci dalla macchina e hai posteggiato in un posto stretto? Che devi passare dalla portiera al muro così, lì ti schiacciano uguale. Allora, che lì l'importante è avere le tette un po' più grosse, perché la tetta grossa ammortizza. Invece quelle piccole te le devi tirare come se fossero pasta sfoglia, capito? Ed è complicato. E ai maschi non succede. Ce l'abbiamo. Voi vi strizzano le olive? Esiste la pallografia per i maschi, no? Non è che vi fanno mettere genitale 1, genitale 2, genitale 1, genitale 2 e poi arrivano con la pressa, col frantoio. Però voi avete un altro problema, che è quello della visita della prostata. Perché anche lì entrano dentro, ti vedono gli organi interni nello specifico e poi vai a fare l'esame della prostata e te lo fanno con un dito dentro il... amore, è l'indice che non conosce pietà. Ancora due cose. La prima... No, due no, dinne una, ti prego, due no. Ti allora, scegliene una. Ti dico no, ma poi ho ancora tutta la lettera... No, io non ce la faccio più. No, ma dico bene che l'intelligenza artificiale dovrebbe occupare... Per esempio, dal dentista, quella roba per succhiare la saliva che fa... Ma possiamo farlo una roba un po' più silenziosa? Ma è possibile ma che... Ma non è la roba, che è poi la tua te saliva. L'attaccano qua con un attaccapanni... L'assistente di poltrona non sa mai come mettertela, povera donna, perché poi ti pizzica anche la lingua e poi fa quel rumore, ma non c'è modo di succhiare la bava senza far tutto sto casino? E le otturazioni, che gusto hanno tutte quelle medicine dal dentista? Igino Massari, invece di fare 1000 panettoni, pensa a un gusto di otturazione decente, anche solo gusto pupo. I gessi. Io che ho tenuto il gesso per tanto tempo. Possiamo fare dei gessi che ci metti dentro la mano e ti gratti che non ne puoi più? Eh no, se no non è gesso. Le siringhe, perché ancora dobbiamo bucarci con la siringa? E cosa vuoi fare? Ma senti, il termometro prima ce lo mettevamo, eh? E adesso c'è la pistola che fa così. Possibile che non ci sia una siringa che l'appoggi soltanto senza bucare? No, e come fai a iniettare dentro le vene una cosa? Comunque, ho fatto i miei appelli, adesso un appello sì. Anche che l'intelligenza artificiale si occupi anche di Palazzo Chigi, perché... Dio mio... Non so se avete sentito della telefonata. E l'ho detto anche l'altra volta a lei, lo sanno tutti. Io te lo ricordo, dopo il 9 c'è lo 0. E abbiamo finito. Allora, un appello per Palazzo Chigi. Sai che avevo fatto questo scherzo alla Meloni e vabbè. Sai che ho parlato tutta la sera. Certo, come ciao belli. E lei purtroppo c'è cascata. Dove vai? Guarda l'intelligenza artificiale. Guarda come... Dopo, ma che livello di sicurezza c'è a Palazzo Chigi? Pensa al tuo che... No, al mio, a casa mia c'è la mia portinaia che è peggio di Jack Bauer di 24, non fa entrare proprio nessuno, poveretta, veramente. Ma che incrocio di ascendenti nocivi deve avere Ermeloni in questo periodo. Vabbè, allora... E poi era il 19 settembre, non era ancora uscito il bombardone di Gianbruno, eh? Sì. Devo chiamare locatelli? No, è che sono un po' preoccupata, però vai avanti. Sì. Va bene. Hai poi scritto comunque, una lettera, cosa hai fatto? No, poi comunque lei parla con i due comici russi, non si parla 15 minuti dicendo anche delle cose un po' diverse da quelle che dice di solito, parlando male di Macron come se fosse vicino di casa che fa rumore, non accorgendosi che l'accento dei due russi è, sembra quello, non so, di Ivan Drago di Rocky 4. Sì. Allora io a questo punto dovrei stare dalla parte dei comici, perché ovviamente comici con comici, però questo giro invece per solidarietà umana questa volta sto con Giorgia. Vediamo intanto chi sono i due comici. Ecco, vedi questo qua, lui sta ancora telefonando a Giorgia in questo momento e Giorgia sta spifferando che la russa sta cercando di riappropriarsi dell'Etiopia, vedi. Allora ho scritto la letterina ai comici russi, che dice così. Musica. Cari Vovan e Lexus, si chiamano così. Sì. Sembrano due medicine contro il reflusso gastrico. No, invece no. Ricche Jan della tundra siberiana, Pioschi e Amedeoschi della steppa sconfinata a 40 sotto zero.
e cari anche amici dei servizi segreti russi e a tutti i figli di Putin in collegamento in questo momento. Privet a tutti. Chi vi parla è la vostra collega Lucianova, mini matrioska, amante dell'insalata russa e concittadina di Ignazio La Russa. Tra il nostro paese e il vostro ci sono tanti collegamenti culturali: l'arte dell'Ottocento, il teatro classico, i bilanci della Lega Nord. Quindi parliamoci da tovarice a tovarice. So che è difficile far ridere in questo momento, che definirei eufemisticamente di merdoschi. C'è la guerra, ci sono i virus, la crisi climatica, inondazioni, inflazione, ogni sfiga che scende dal cielo. Però lasciate stare Giorgia, che tra l'altro si chiama Giorgia con la I e non Georgia come l'avete chiamata voi. La nostra Giorgia non è uno stato caucasico, è una donna, una madre, una cristiana, pure con uno staff non di geni assoluti. Quindi lasciate stare la nostra Melonskova, che fra un po' la raccogliamo col cucchiaino. Fermatevi, fatelo in nome del lettone di Putin che ha unito a lungo i nostri due popoli. Non è il momento. Ora non sto a spiegarvi, ma non lo è, perché Meloni adesso è sotto un treno come Anna Karenina, e voi dovreste conoscere Anna Karenina molto bene. Ha passato 10 anni di vita con un uomo dal ciuffo importante e qualche giorno fa è finita. Capita. Come dite voi in Russia, tutte le famiglie felici si assomigliano, ma ogni famiglia c'ha un Gianbruno che si tocca il pacco a modo suo. Capisco che fare i comici in Russia deve essere dura, per noi è più facile perché mal che vada abbiamo Salvini che qualche boiata la spara sempre. Invece per voi basta un niente che Vladimir vi fa volare casualmente dal quarto piano come gli oligarchi russi, finite a sorseggiare un tè al Polonio nella lounge di un aeroporto o vi ritrovate a ballare il casaccio in Siberia con le Pussy Riot. Però per favore lasciate a noi quel minimo di materiale che ci resta per scherzare, non venite a strapparci il premier di bocca, ve lo dico in inglese, don't touch my melons, e anche in russo, Astarzia Pakoe Melonskova. Fate uno scherzo a Putin, se avete il coraggio, prendetelo per il gulag al telefono, ma prima fossi in voi controllerei che le finestre di casa vostra si chiudano bene. Oppure date a me il suo numero perché avrei un po' di cosine da dirgli, come 2/3 dell'umanità, credo. Da Svidania, a voi e famiglia, Lucianova. PS, per Palazzo Chigi. Amici dell'intelligence, avete l'intelligence? Usatela. Se vi chiamano Ciccio Formaggio, Bracobaldo Bau, Kiss Milicia, Antonio Cartonio e Lupo Lucio, dicendo che sono diplomatici del Mozambico, ditegli che hanno sbagliato numero. PPS. Certo che anche tu, Giorgis, sei i primi che ti telefonano, dici tutti i cacchi nostri, siamo panati. La prossima volta tergiversa, parla del tempo, di come fanno bene i bucatini a Roma, della Marcuzzi che balla Bumerissima. Tirala in lungo e intanto chiedi a Ricci di trovare dei fuori onda che li sputtaniamo tutti quanti. Lucianina Littizzetto! Adesso tutti a vedere i bronzi di Riace, no? Tutti a vedere i bronzi di Riace. Tutti a vedere i bronzi di Riace. Ci vediamo subito dopo la pubblicità con Ornella Vanoni e Luciano Ligabue. Pubblicità. Twist and turn, 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 twist and turn